Allora, eccoci qua per una partita col greco. Mi spiace, so che preferite quelle online, che anch'io le considero più emozionanti, ma il torneo online comincia il 26 giugno, la prossima edizione, io mi iscriverò. Nel frattempo faccio qualche partita col greco. Parto con il guscio davanti perché ho fatto una modifica. Il guscio di prima aveva un po' di difetti. Adesso vi faccio vedere immagini di repertorio del guscio precedente. In pratica, visto che quello che viene pomposamente chiamato vetro artificiale non è altro che plastica trasparente ed è anche molto sottile, era solo 3 mm di spessore, non dava resistenza alla colla lungo i bordi così sottili. Quindi avevo messo questi triangolini, vedete, con la colla a caldo per dare un po' di resistenza. In effetti era abbastanza resistente così da resistere, insomma, quando lo sollevavo, però non era bello esteticamente. Oltretutto le dimensioni erano ridotte della plastica trasparente che avevo e ho dovuto quindi fare una strana pataccata con un lavoro di patching, un patchwork. Allora, che cosa ho fatto? Dato che avevo già migliorato la scacchiera, ho voluto rifare il coperchio. Adesso devo giocare col greco e io ho il nero. Speriamo che funzioni tutto. Io ho il nero con la Square of Pro, vediamo se funziona. Ecco, sembrerebbe tutto bene. Lui gioca C2 e C4. Benissimo, abbiamo incominciato. Quindi, insomma, ho rifatto il coperchio. Qua vi faccio vedere anche immagini ravvicinate del coperchio. Devo dire che non mi piace del tutto perché la mia idea di usare della plastica tipo legno per i bordi mi sembrava bella per simulare quasi una struttura in legno, ma poi a vederla non mi piace. Credo che la cambierò alla fine. Adesso qui io non so bene che fare. Io sarei portato a giocare la più classica. Beh, non è così classica in effetti. Aspetta, cavallo in C3. C5, G3, ok, G6, alfiere in B2, non vorrei giocare troppo in fretta, non vorrei giocare troppo in fretta, alfiere in G7, cavallo F3. È una variante che mi sembra abbastanza tranquilla, questa, tutto sommato. Una variante tranquillona. E fra l'altro non vorrei che fosse simmetrica. Cavallo in C6, D4, adesso però rischia di non essere più simmetrica, perché io non credo di poter giocare D5. Pensiamo un attimino, perché se gioco troppo in fretta, in modo blitz, sbaglio molto. Comunque niente, insomma, ho fatto il coperchio. Ne parlo solo per chi avendo avuto questa stessa scacchiera e ha scelto di renderla rigida e diciamolo pure un po' più bellina di quella a silicone, voglio spiegare che il coperchio serve. Perché se tu non hai il coperchio, visto che essendo rigida non è che la puoi piegare e mettere via, si ricopre di polvere. Io invece le lascio quei pezzi in posizione di partenza con sopra il coperchio e li trovo belli, lustri, perfetti. Oltretutto io c'ho il gatto, anche se devo dire che da quando ci ho messo sulla plastica non corro molti rischi. Prima che era fatta di silicone, il rischio è che la mogia ci si facesse su le unghie. Adesso dobbiamo pensare alla partita però. Abbiamo una partita in corso. Qui ci sono varie cose. Ovviamente le solite engine direbbero D6 e se ti cattura, fregatene, regala gli pedoni quanti ne vuole. Sì, ho capito, però io non ragiono così. Io non gli lascio i pedoni gratis. Solo perché voglio far finta di essere il grande maestro di turno. Quindi in pratica no. Io mi devo preoccupare moltissimo di questo fatto che lui adesso mi cattura il pedone. Glielo posso catturare prima io e fare lo scambio. E poi avrò qualche problemino qui. Oppure cos'altro? Donna in A5. Se lui cattura, e non lo fa perché le NG non fanno queste mosse. Cavallo E4, dovrebbe mettere l'alfiere, lo perde e poi io catturerei qua. Cioè me ne frego in pratica. G5,
Gioco donna 5 subito? Ma lui gioca alfiere in D2 subito e non è che mi piaccia questo. D6, lui cattura, se io catturo perdo la donna, cioè perdo l'arrocco. Qui chissà cos'è la variante principale. A me verrebbe da catturare. Allora, C mangia D4, cavallo mangia D4, comunque avete visto, ha risposto subito, questo vuol dire che è nel libro d'apertura la mossa che ho scelto io. Qui adesso tratta di capire un po' le cose, perché a me verrebbe da catturare, no? Anche perché se non catturo, qui non posso muovere sto pedone perché questo è minacciato due volte e sarebbe un po' penalizzante, per cui io catturo. Poi magari mi pentirò di giocare così in fretta, anche lui gioca in fretta, quindi vuol dire che non è così sbagliata la mia variante tutto sommato. Donna mangia D4. E qui adesso ci sono un po' di problemini, diciamo. Non sono problemi grandissimi. Io potrei giocare subito al rocco corto, perché se gioco D6 subito, teoricamente lui potrebbe giocare C5 del tipo io catturo e perdo l'arrocco, però mi guadagnerei un pedone, solo che dopo avrei problemi. Se, guarda che roba qua, spostando il cavallo posso minacciare la donna. Gli esseri umani non amano queste situazioni, le engine se ne fregano perché dicono tanto calcolo tutto fino a 25 mosse e non avrò problemi. Ok, calcola tutto. Qua adesso sto pensando mosse come cavallo in B5, ma finché non c'è l'alfiere qua non è un problema, e poi potrò giocare D6. Spero, e poi dopo il rocco corto io posso spostare il cavallo ovunque minacciando di scoperta la donna, per cui tutto sommato io credo di poter fare questo. E lui, anche lui arrocca in modo super rapido. Questo vuol dire che finora siamo nella variante d'apertura, perché non impiega neanche un secondo per pensarci. E devo dire che la variante che è uscita fuori non mi dispiace, non mi dispiace per niente. Lui lascia lì la donna, A me verrebbe da giocare D6. Poi ci sarà il problema però che devo risolvere questa pressione sul pedone B7. Come fare, no? A me non dispiacerebbe cambiare donne, ma non è possibile tanto in fretta. Credo che non ci sia molte cose originali. D6. E lui adesso capisce che è molto pericoloso stare lì, donna in D3, e adesso qua bisogna fare una cosa che non è bella, cioè non è bella, è un po' complicata. Qui in effetti c'è una possibilità che mi sembra interessante, ossia se io gioco alfiere in F5, lui può giocare 4, ma se giocasse 4 ostruisce questa diagonale, e a me va pure bene, io a sto punto posso anche tornare con l'alfiere qua, o anche qua, vabbè, insomma. La mia idea è, se lui sposta la donna, io gioco, posso giocare, che posso giocare? No, questa cosa qui non serve a molto, a parte il fatto che mi viene il dubbio, lui giocherebbe davvero il 4? A me viene da pensare un'altra cosa, cavallo qua, e poi o qui o qui. Se lo muovo qua, poi minaccia la donna e anche sto pedone. E lui ha un po' di problemi a giocare B3, perché aprirebbe la diagonale al mio alfiere. Anche se dopo cavallo in D7 lui potrebbe persino giocare F4. Per impedirmi questa, ma non questa. Non lo so, non sono proprio sicuro, ma secondo me può andare bene giocare così. Cavallo in D7. E lui gioca B3 e se ne frega di tutti i discorsi che ho fatto io. Perché è un engine e le engine non hanno paura. Qua un essere umano lavora su criteri sintetici. Così facendo il cavallo è inchiodato sulla torre e l'avversario che sono io potrebbe fare cose strane, fra cui cavallo in E5. Ma l'engine calcola tutto e dice non importa. Non importa. Non importa in realtà. Da notare che giocando a cavallo in C5 minaccio la donna. Ok, questa poi si sposta. Però avrei poi il tempo, forse, di poter giocare alfiere in D7 per alfiere in C6, perché dopo alfiere in D7 il cavallo difende il pedone. È vero che lui potrebbe essere così bastato da giocare
B4 del tipo spostati cavallo che ti cattura il pedone. Però questo cavallo è inchiodato e io giocando cavallo A4 minaccio due volte il cavallo e con un guadagno di tempo. Non so se mi sono spiegato. Cavallo in C5. Lui gioca il fiore in B2, ma non importa. Un po' importa. Cavallo in C5, alfiere in B2, alfiere in D7, B4. In effetti non va più così bene come speravo io, perché adesso non serve a niente cavallo A4, in quanto il cavallo si sposta e difende l'alfiere che ha qua. È un po' un peccato questo. D'altro canto, io qua devo risolvere il problema della radio donna. E come lo risolvo? Torre in B8, poi B6, alfiere in B7. Non è che mi piace moltissimo, però non so cos'altro fare. Torre in B8, ecco, lui ci pensa, questa mossa è fuori dall'apertura. Ho fatto una cazzata, si vede. Vediamo un po' che cazzata ho fatto. Alfiere in E3. Minaccia questo pedone, però dopo B6 io lo proteggo e posso fare alfiere in B7. Lui sarebbe capace di fare cavallo in B5, minacciando il pedone, cioè B6, cavallo in B5. A questo punto potrei giocare anche A6. Questo pedone è comunque difeso dalla donna e dal cavallo. Lui lo spingo via. Questo cavallo è ancora inchiodato, ora che ci penso, non può giocare cavallo in B5 a cuor leggero. B6. Non fare mossa coi pedoni. Ah, fai questa? Se la prende comoda, ha preso una variante di quelle belle lunghe. Viene qui per cambiare l'alfiere, ma ci farei la firma, francamente. Questo fatto di indebolire è vero fino a un certo punto, nel senso che se anche l'alfiere avversario delle case nere non c'è più, è una debolezza molto teorica, non sa come sfruttarla, non può mettere un cavallo qui o qui, perché contatta i pedoni. Qui invece è interessante il fatto, intanto posso fare l'alfiere in B7, che contrasto quell'alfiere che è sempre stato molto bastardo. Alfiere in B7, e lui lo scambia. Non vorrei aver sbagliato qualcosa, perché lo catturo. Alfiere mangia B7, torre mangia B7, non fare mosse strane. No, non è una mossa così strana. Torre A in D1, ok. Sì, non è molto bella la torre qui così scollegata, però magari la facciamo diventare bella per forza. Vediamo un po' di dare un senso a tutto questo. Lui sta incominciando a fare pressione qua, ma qui non fa tanto, non riesce tanto facilmente a spingere. 1, 2, 3 controlli. Dopo torre in C7, incominciando a lavorare su questa colonna, però anch'io faccio un po' fatica a spingere qua. Questo è uno di quei momenti in cui dovrei pensare molto. Cavallo in C5 sembra bello perché la metto un po' avanzato, però in pratica non è che posso farlo stare qui a lungo, anche se è vero che dopo B4 questo pedone torna debole. In questo senso avrebbe un senso allora raddoppiare su questa colonna, se il pedone non è più protetto, non c'è più l'alfiere delle case chiare. Facciamo un piano così, torre in C7, donna in C8, il cavallo in C5. Mi è venuto in mente che potrebbe giocare cavallo in B5 o cavallo in D5, come stavo dicendo. Santo cielo. I cavalli danno sempre fastidio quando sono così vicini, non c'è niente da fare. Sono pezzi fastidiosi. Qui non credo di poter fare cose molto diverse da questa. Torre in C8.
Ah, questa cosa qua mi piace, devo dire. Perché è una manovra lenta, lenta, lenta. Molto lenta, così mi dà il tempo di fare un po' di cose. Allora, Sì, lui sta lavorando per guadagnare questo pedone, nel senso che io questo cavallo non lo posso sopportare qui troppo a lungo. Però se gioco E6 indebolisco questo. Se gioco cavallo F6, dopo che c'è il cambio degli alfieri, devo ricatturare di pedone. E questo qua torna a cadere in pratica. Altri sistemi, E6 subito dopo D5, no, non lo posso fare. Questa torre in teoria potrei metterla qua per incominciare a proteggere questo, ma è molto brutto. È molto brutto. Io li odio i cavalli, non sono arginabili, sono difficilissimi. Quando ti si avvicina uno schieramento non lo puoi accettare lì. Però non so cos'altro fare. Difendere questo pedone debole col cavallo è come? Cavallo in C5 e poi cavallo in B7. Potrebbe essere un'idea. Cattura, cattura, può fare scacco qua, ma non cambia niente. Allora, cavallo in C5. Oddio, stai cominciando a fare robe. Oh, che fastidio che mi dà quando fa sti trucchetti. Cioè, avete capito che ha fatto il trucchetto, no? Il trucchetto è, mi minaccia due volte questo, che sembra una stupidaggine. E probabilmente è una stupidaggine. Però dà fastidio. Io posso difendere con torre in E8. In teoria, visto che adesso qua ha tolto la donna, potrei fare E6 e il cavallo dove va? Cavallo in C3. Donna in C7 e ancora cavallo in B5 a rompere le scatole. Torre in E8. Vediamo un po', torre in E8. Alfiere mangia G7, re mangia G7. Come sempre io ho tipo media, oddio, questa è una cosa che è un po' preoccupante. Attacco in massa sull'arrocco? O è qui che vuole raddoppiare come un matto. E santo cielo, cioè se lui gioca torre H4 minaccia donna H6 qua. Non c'è un minimamente pensato a questo. Sono roba da engine queste però. C'è un modo stranissimo di attaccare l'arrocco, mutare la torre qui così. Si può fare, cioè si può fare tutto, ma non è comune questa cosa. In teoria cavallo in E6 che minaccia la torre, ma tanto si doveva muovere comunque. Torre H4, cavallo F8, difendo H7, donna H6 scacco, re in G8. Sembra una situazione molto brutta, e forse lo è, però in pratica il pedone è difeso dal cavallo, con questo cavallo non può arrivare a minacciare tanto facilmente di nuovo. È una situazione un po' brutta però, perché quando mi arriva la donna così vicina, d'altronde che altre cose potrei fare per impedire torre H4, donna H6? Di per sé H5 dopo torre H4, ma ovviamente viene G4 e mi spazza via tutti i pedoni dell'arrocco. Vediamo come va. Cavallo in E6, torre qui. Ui, ha cambiato idea. Questo mi piace molto. Si direbbe quasi. È strana sta mossa.
ha rinunciato a quel tipo di attacco, forse perché ha capito che dopo cavallo F8 non riusciva in sostanza a fare nulla. Rimane comunque questo problema di questo cavallo, che adesso potrei cercare di scacciare con cavallo in C7. Scambia, scambia, cattura di donna, per evitare il pedone inchiodato. Scambia, scambia, dopo rifà di nuovo il giochetto torre in D4. Beh, a questo punto posso difendere questo con la torre qua. Non è bella vedersi, ma se mi rompe le palle fino a questo punto, cos'altro devo fare? Cavallo in C7. Da notare che io ho come obiettivo medio le 30 mosse, no? Oh, mamma mia, che cosa strana. Le 30 mosse. Poi meglio fare di più, perché la mia media, la mia prima media contro il greco è di 30,5. Adesso sono a 22 mosse e per ora non ho perso neanche un pedone, però devo dire che con questo movimento sulla donna e tutto un po' di paura c'è. Adesso niente, lui questa mossa mi sconcerta un po', perché non capisco bene che senso abbia. Io posso rigiocare cavallo in E6 e lui cosa fa? Torna qui, patta per ripetizione, cavallo a 6 a che serve? Cavallo in B4, cavallo in E6, torre in D1, torre F in D1. Sì, si direbbe quasi che lui voglia fare chissà quale strana pressione qua. Adesso è inchiodato sulla donna, io la donna la sposto. La donna la sposto e lui mi gioca le stupidaggini di cavallo, dà un fastidio il cavallo, cioè il pezzo più fastidioso del mondo, non sai come gestirlo, non sai come fare col cavallo, proprio il cavallo è un pezzo ingestibile, non riesce a arginarlo, è onnipotente. Donna in C7, cosa fai con questo cavallo? Muovi il cavallo? Muovi il cavallo, è un bastardo, muovi sempre il cavallo, perché sa che mi fa incazzare. Cavallo in D5, ok, hai mosso il cavallo. Però io mi chiedo e mi domando e dico, che fai adesso tu? Se io gioco donna in C5, se scambi le donne, io sono contento. Potrei catturare, beh, a sto punto forse di pedone. Se non cambi le donne, cosa fai? Non è che abbia molti posti dove andare sta donna, eh? Ha delle case. Ma non può stare qui, c'è il cavallo. Potrebbe andare qui. Però non sta bene davanti la donna sui pezzi pesanti triplicati. Se scambia, io avrei addirittura una, due, tre, quattro scelte. E se lui dopo gioca torre di 4 non può giocarla, perde la torre. Vediamo un po'. Donna in C5. Mi scambi la donna? No. Non la scambia la donna, bastarda. Speravo. Mi alleggeriva un po' la situazione. Non la scambia. Qui è un po' critica la cosa. Se io ad esempio ora gioco cavallo in C7, lui cattura qui. Anche se solo l'engine fa ste pazzie, perché ovviamente il cavallo sarebbe inchiodato sulla donna in una situazione molto pericolosa. Ma l'engine se ne fregano perché dicono tanto calcolato tutto e vabbè. Io mi chiedo cosa minaccia adesso. Non minaccia niente però, perché se gioca a B4 io gioco donna in C4. Scacco non può darmelo, la torre non può più portarla lì, c'è il cavallo che impedisce. Probabilmente dovrebbe giocare F4 per poi fare F5 e crearmi grossi problemi nell'arrocco. Range 8, F8. Oh madonna. Donna H4, sì, l'avevo calcolata, però ho calcolato anche che posso... Non posso, bastardissimo. O per meglio dire, qua si mette veramente male sta cosa, Perché adesso questo è difeso perché c'è sia la torre che il re. Ma se io mi preoccupo di proteggere questo venendo qua col re, si cattura qua.
D'altronde, se non vengo qua a correre, come lo difendo questa? Posso giocare H5, ma dopo G4, se catturo, scacco matto addirittura. La mia donna è troppo passiva, questo cavallo mi blocca tutti i pezzi, è una cosa insopportabile. Assolutamente insopportabile. Questo cavallo è devastante, cioè i cavalli sono il pezzo più forte degli scacchi, non c'è un dubbio al mondo, un cavallo è onnipotente. Niente, adesso sto per perdere un pedone, ma quello che mi preoccupa di più è che mi crolla tutta la posizione. Tutta la posizione. No, perdo in pochissime mosse. Vediamo se riesco ad arrivare a 30 mosse, ma sono 4 mosse che dovrei resistere e non credo proprio di riuscirci. Dopo vedremo nell'analisi se c'era qualcosa di meglio, ma credo di no. Porca troia! Niente, è successo che ho fatto cadere i pezzi e adesso non so più cosa devo fare. Siamo a posto? Oh, Gesù. Cioè, secondo me io adesso ho perso. Ho questo intuito. Vediamo se è vero. Donna K7, F6. Beh, se la prende comoda, forse arrivo a 4 mosse, a fare le ultime 4 mosse. Torre in D3. Ovviamente io ho questo piccolo problemino di non poter far esistere la mia donna, perché non può far niente. Io vorrei in ogni modo mandare via sto cavallo, che è assolutamente, totalmente onnipotente. Dai! Cavallo in C7. Questa mossa non l'ho capita, adesso vediamo se la capisco. No, non la capisco bene questa mossa, francamente. Probabilmente perché dopo cavallo in D5 cattura di torre e dopodiché io faccio donna in C7, lui sacrifica qua, poi viene qua. Sì, credo che mi stia per da scaccomato tra un paio di mosse. Vediamo se ho ragione. Cavallo mangia D5, cattura con la torre, giusto. Comunque sono arrivato a 30 mosse, ridendo e scherzando sono riuscito ad arrivare alla mia media. Adesso secondo me lui sta pensando proprio di giocare toro in G5 e io non posso fare nulla. In pratica no, non posso fare nulla e sono spacciato molto bene. Vediamo come allungare di una mossa la sequenza. Donna A3, sacrifica qua, bravo. Le vedo anch'io le sue mosse, solo che un pochino di ritardo e quella fa la differenza e si perde. Adesso guardate come allungo la partita. Donna in C8 scacco. E lui è furbissimo, mette il re lì e non posso più fare niente. Re in G2. Sono arrivato a 32 mosse, ho superato la mia media vecchia. Ora però sono assolutamente spacciato. Minaccia scacco matto. Qui e qui. Non è che se andavo qua era meglio, eh? No. No. E adesso niente. Mi sa di no. Io catturo, lo scacco ed è già matto. È andata così, è stato molto bravo a fare questa combinazione. Allora, F mangia G5, torre c'è. F3, stai buono, dai, torre F3, scacco matto. Va bene, sono 33 mosse. Che non è il massimo, però sono un po' sopra la mia vecchia media. Questo vuol dire che la mia nuova media è sicuramente superiore a quella precedente. E questa è la settima partita, ne mancano 3. Poi il bello sarà quando ho fatto moltissime medie e sarò lì per battere il record.
Va bene, sono rimasto un po' deluso perché sono rimasto fregato, ho lasciato il suo cavallo che è onnipotente, come sappiamo, se lasciate un cavallo al centro la partita è finita e lui vince. Mai, mai lasciare i cavalli vicino al tuo schieramento a lungo. È andata così. Adesso tra poco allora faremo l'analisi. A tra poco, a tra poco. Allora, eccoci qua. Facciamo un'analisi. La partita è andata un po' male, comunque insomma dai, sono riuscito a superare i 30 mosse, quindi sono un po' nella mia media, però io non voglio essere fatalista di dire tanto perderò sempre. Se non gioco mosse sbagliate non perdo, quantomeno non subito. Analizziamo un po', vediamo intanto le mosse che sono indici statistici che mi annoto fra le altre cose. Me li scrivo qua, nella decina. Voi adesso non potete vederla, ma io mi annoto tutto. Allora, le mosse sono, beh, lo sapevo da prima, però mi sono già dimenticato. Sono 33. 33 mosse. Io avevo il nero. Dunque, due imprecisioni, mosse dubbie, due errori e un blunder. 2-2-1. Che non è neanche così terribile, ma un blunder a volte è sufficiente per farti perdere la partita, quasi sempre, diciamo. Vediamo un po' allora questa apertura qua. Io il nero, ve lo ricordo, fino a qua c'era il cartellino, il giallo lì del libro. Alfiere in G2, alfiere in G7, cavallo in C6 si rientra in apertura, forse per trasposizione di mosse. D4, vediamo un po', ecco qua, dopo di 4 io già sapevo che la mia mossa di cambio non va bene, e difatti vedete lui dice gioca di 6, che ti frega di perdere un pedone, va bene, adesso però voglio esplorare un po' questa possibilità. È la mossa migliore, io lo sapevo distinto che era la mossa migliore per l'engine, ma io non capisco perché devo accettare di perdere un pedone, una cosa che mi sorprende. Tac tac. Ah, non di perdere un pedone, non perdevo l'arrocco perché c'avevo il cavallo che difendeva la donna. Ok, una mia svista clamorosa, sarei stato anche felice di cambiare le donne, figuriamoci. Ok, mi devo ricordare che se il cavallo controlla la donna non perdo l'arrocco, come non detto. Comunque io faccio così, che è un po' peggio. Poi vabbè, lui che è Stockfish, che fa l'analisi, ovviamente dice non c'è niente di meglio di muovere sempre i pedoni laterali. Sono sciocchezze di Stockfish. Andiamo avanti con le mosse normali. Fra l'altro scusa, ma veramente? Ah no, che al posto di cavallo in D4, H5, vabbè, è comunque una follia mai vista. Donna mangia D4, arrocco corto, arrocco corto. D6 va bene. Sono a mezza unità di pedone. Peggio, cioè col più davanti il vantaggio del bianco, ma sono cose fisiologiche quasi delle aperture, per cui mi considero ancora in parità. Lui gioca donna in D3, ecco cavallo in D7, vedete, io un giorno voglio fare una partita per spiegarvi questo concetto. Io intuisco ormai quelle che sarebbero le mosse suggerite dall'engine o dal libro delle aperture, perché si sa quali sono più attive, più spazio, queste cose qua. Solo che a volte analizzo con la mia testa e dico qua perdo un pedone, qua non mi piace questa situazione. Un giorno voglio provare a fare una partita, magari la prossima contro il greco, in cui invece di seguire il mio, diciamo, istinto, gioco la mossa che probabilmente è quella preferita da engine e teoria dell'apertura. E vediamo che succede, magari è un disastro. Perché qui era ovvio che cavallo in D7, che chiudo un po' i pezzi, non era bella. Però l'ho giocata lo stesso perché mi piace di più, c'è qualcosa di concreto, apro la grande diagonale. Invece era meglio alfiere E6. Ma adesso andiamo avanti a vedere cosa succede dopo. Lui gioca B3, torre in B8, vedete ancora una volta, intuibile, mai fare queste strane manovre lente. Che ti frega che non puoi mai più sviluppare l'alfiere? Fregatene, lo so, però io invece voglio svilupparlo. E quindi agivo con torre in B8 per poter poi fare B6. Non posso farlo prima, se no perdo la torre. Lui gioca alfiere in E3, B6, almeno adesso me lo concede, donna in D2. Io gioco alfiere in B7, fin qua diciamo che è normale. Scambio, invece lui consigliava al bianco di rinunciare ed andare in H3 con alfiere. Comunque ha scambiato, io catturo, guardate adesso, siamo ancora a mezza unità di pedone, che è, come dicevo,
il vantaggio d'apertura circa che è il bianco, quindi in pratica non ho perso ancora niente posizionalmente. Lui già ha giocato torre a d1 che sarebbe peggiore, cioè meno buono di f6, e quindi adesso addirittura minore, meno di mezzo pedone. Però adesso incomincio con le mie mosse, torre in c7 è strana, è anomala. Qui guardate che cosa mi consigliava, alfiere in c3, che è pazzesca sta mossa in apparenza. Io cedo il mio alfiere delle case nere per il cavallo e lascio a lui alfiere donna, che dopo può fare alfiere h6, la donna è già in c3. Vediamola questa variante perché è stranissima proprio. Alfiere mangia c3, catturo e adesso torre. Ah, lui non prova a fare le mosse più logiche come alfiere h6. Ah no, vuole fare alfiere in b2, che in effetti è anche più pericolosa forse. Torre in c7, alfiere in b2, f6. E lui fa così. Vediamo un po' che variante immagina. Insomma, è una variante in cui in effetti il bianco non si può fare niente. Mi era molto difficile immaginare che fosse una cosa buona dare via al mio alfiere. Comunque, io faccio. No, lui fa cavallo in d5. Io gioco torre in c8. Era meglio torre in b7. Vabbè. Vediamo un po'. Alfiere h6. Cavallo in c5 non va bene, qua dovevo anticipare io, era meglio, perché era meglio? Non lo so perché era meglio. Comunque, donna in e3, torre in e8 invece sempre, mi ricordo in questa situazione è meglio catturare prima, ma non capisco veramente il senso, ma vabbè. Mi farebbe vedere una variante di fantasia che non è molto utile, per cui non sto neanche a guardare, una partita immaginaria che dovrebbe venire fuori. Lui cattura, io catturo, sono ancora comunque, anche se di poco, sotto un'unità di pedone di svantaggio. Lui gioca torre in d4, io gioco cavallo in e6, che è un errore immenso. E perché è un errore immenso? Ah, guardate cosa succede. Lui gioca torre in d2 e anche questo è un errore immenso, in quanto dopo il mio cavallo in e6, secondo Stockfish, che ne sa di più di me e del greco, lui aveva un vantaggio superiore a 2 unità di pedoni, ma giocando torre in d2 perde tutto il vantaggio. Vediamo allora qual è la variante che permetteva di fargli fare cose pazzesche. Punta tutti i pezzi su sto cavallo. Donna in d7, f4. Scacco. E il re va lì, interessante come scelta. Lei considera varianti molto fantasiose queste di Stockfish, ma non dubito che alla fine la spunta. Vabbè, diciamo che non mi è chiaro perché questa strampalata variante avrebbe potuto portare in vantaggio, ma non era chiaro neanche al greco, ed è per questo che io gioco col greco, contro il greco e non contro Stockfish. Comunque, tutti e due non abbiamo visto questa variante assurda, e quindi dopo il suo torre in d2 si ritorna sotto un pedone di vantaggio per il bianco, quindi una posizione gestibile, diciamo. Cavallo in c7, no, non devi mai fare le mosse che pensi tu. Torre in c5 era meglio. E come faccio a fare torre in c5, scusa? Prima di fare cavallo in c7 potevo fare torre in c5, di cui non comprendo l'utilità, francamente. Vabbè, c'è poca differenza, per cui non le posso guardare tutte le varianti. Lui gioca cavallo in b4, cavallo in e6. Qua vedete che il vantaggio è diventato di nuovo di mezza unità di pedone, come dire che me la sto giocando quasi alla pari per ora. Lui fa così, donna in c7, donna in c5, era meglio donna in d7. Vabbè, in effetti poi è rimasta un po' isolata la donna. Donna in e4. E qui l'errore che incomincia fa sbarellare tutto. Re in f8. Volevo difendere il pedone la seconda volta con re, ma lasciavo troppo indebolito questo pedone a questa casa. Dovevo giocare invece b5. Contrattacco. Questa è una buona idea, lo riconosco. Guardate, con b5 rimaneva sul mezzo unità di pedone, perché in questo modo uso la donna se creo azione qui e rendo debole questo pedone. Questo è proprio un errore che ho fatto. Re in f8, donna h4, e qui incomincia, da questo punto in poi vado nel pallone. Però è interessante notare che gioco una mossa orrenda, g5,
mentre con Regn G7 ancora sopravvivevo un po'. Vediamo perché. Con Regn G7, dov'è che è? No, ho sbagliato mossa, aspetta. Regn G7 qua. Con Regn G7 restavo un'unità di pedone in svantaggio, salvavo l'arrocco, evitavo l'intrusione della torre e perdevo solo quel pedone, immagino. No, neanche, perché lui è simpatico, lui non vuole catturare il pedone. Sono robe da sempliciotti questi. Se lui catturava il pedone, cavallo mangia 7, questo pedone anche diventava debole. Però un attimo, dopo cavallo in E7 io potrei giocare G5. Minaccio la donna e gli impedisco di difendere il cavallo. Ah, hai capito. C'era una difesa indiretta che non avevo visto. Andiamo avanti. Vabbè, A4, spinta laterale di Stockfish. H6. Variante di fantasia. Ma diciamo che si direbbe che reggo tutto sommato, scambio pure le donne, che è un paradiso scambiare le donne, ovviamente. Eh sì, in effetti ci avrei fatto la firma per una posizione così. Ok, allora lui invece ha fatto una mossa sbagliatissima e già adesso vedete 8 unità di pedone, vuol dire ha già visto la vittoria, qua c'è poco da analizzare. Gioco disperatamente le uniche mosse possibili, forse riesco a trovare anche una mossa ancora più sbagliata, vediamo un po'. Sì, qui avevo già visto lo scacco matto all'avversario, gioco donna A3. Invece con donna mangia E3, ah, donna mangia E3, sacrifico la donna sulla torre, ed è vero che probabilmente rallento un po' lo scacco matto, però per le mie regole sarei subito sotto di molto più di 2 unità di pedone e finirebbe la partita. Io invece volevo allungarla e quindi gioco donna A3, cattura, scacco, Regn G2, F in G5. Torre F3, matto in 6 mosse però. Ah, ma che roba, io qui a questo punto ho detto scacco matto e ho fermato la partita, ma in realtà io potrei giocare donna F4 adesso. Che ok, perdo, lui cattura e quindi mi ritrovo sotto di 1000 unità di pedoni. Però intanto, anzi, ora che ci penso, visto che lui prima mi ha regalato una torre, dopo donna. Eh no, però lui non cattura di torre, dopo donna F4 lui cattura di pedone e stravince per il materiale in più, però ci mette qualche mossa da me scacco matto. Vabbè, in pratica se avessi visto donna F4 allungavo di una mossa per le mie statistiche, ma non lo posso fare adesso perché me ne sono accorto troppo tardi. Ok, diciamo che ho, spero, imparato qualche cosa. Bisogna cercare il controgioco, bisogna controllare se davvero si può. Comunque guardate, è uno strano esperimento che farò mentale, quasi di approccio. Io quando gioco certe mosse lo so che non sono quelle che giocherebbe l'engine, che non sono quelle consigliate, ma per miei calcoli voglio giocarle. Nella prossima partita voglio provare invece a giocare quasi di istinto quelle che so essere le mosse più ariose, aggressive, dinamiche, e vediamo che succede. Magari sarà un disastro, ma voglio provare a giocare in modo iperattivo in ogni momento della partita. Con questa sfida per il futuro, ringrazio tutti quelli che sono stati qui a vedere la noiosa partita col greco. Vi ricordo che il 26 giugno incomincerà il prossimo torneo online e spero che piacerà di più magari a qualcuno di voi. Intanto vi ringrazio tutti e vi dico alla prossima. Alla prossima!